Il gruppo Albatros 87 ha presentato al Comune di Fano il progetto di prefattibilità per il recupero e l'allestimento museale e laboratoriale di una delle ultime casette del Duce nella borgata di Metaurilia. Progetto accolto dall'amministrazione con un investimento di 300.000 euro. Pia Miccoli, di che cosa si tratta e come è strutturata l'idea? Nel mese di marzo abbiamo proposto all'amministrazione di acquistare una delle cosiddette casette del Duce, in quanto 5 anni che ci interessiamo del territorio di Metaurilia, ogni anno abbiamo visto demolire una vecchia casetta. Ne sono rimaste veramente poche e quindi noi abbiamo caldeggiato questo acquisto pubblico. Questo perché ci consente come ecomuseo di reperire fondi per l'allestimento museale, per mettere a disposizione del pubblico questo bene. La casetta sarà aperta al pubblico, secondo noi potrà avere un interesse di tipo didattico, si potranno organizzare laboratori in cui vengono trasmesse competenze tra le generazioni, ci sarà l'angolo del nonno racconta, all'interno dell'abitazione sarà ovviamente vicino al camino, no? Alla rola dove ci si raccontava. D'estate sarà all'esterno sotto un gelso, come ancora avviene nelle nostre campagne. Ci sarà l'orto e quindi sarà uno strumento per raccontare le ragioni della nascita di Metaurilia, che ricordiamo nasce per la produzione del cavolfiore tardivo. L'orto ci consente di raccontare questa storia, questa economia su cui si è fondata Fano nel secolo scorso, nello stesso tempo di avvicinare i ragazzi alla vita di ciò che mangiamo e alla loro qualità. Sarà anche un luogo per i turisti, sarà un luogo, un'ulteriore tappa del nostro ecomuseo, la cooperativa sarà il luogo della narrazione e qui sarà la casetta, sarà un luogo di vita. La ciclovia adriatica e la strada Ponte Alto consentiranno di percorrere in circolo ed in sicurezza tutti i punti di interesse del nostro ecomuseo. Assessore Cucchiarini, l'amministrazione comunale è al fianco anche di questo progetto che vuole dare sempre più concretezza all'ecomuseo di Metaurilia. Innanzitutto mi sento a nome dell'amministrazione comunale di ringraziare Albatros. Questa è la seconda volta che ci regalano, nel vero e proprio senso del termine, un progetto di allestimento museale con la realizzazione dell'ecomuseo nell'ex fabbrica di conserva e il secondo, il progetto di una delle casette di Metaurilia del Duce. Hanno una loro caratteristica specifica che anche il comune di Fano vuole preservare. La giunta qualche settimana fa ha licenziato un atto di indirizzo che dà mandato appunto agli uffici patrimonio di valutare 6 diverse casette nella zona di Metaurilia e Tombaccia al fine di acquisirne una. Le risorse verranno impegnate e nell'acquisizione entro l'anno e avremo così la possibilità di vedere realizzato un primo e pragmatico esempio di realizzazione dell'ecomuseo.